Lavoro agile e valore D, un connubio che ormai si ripete di anno in anno, da quando l'assessora Chiara Bisconti al Comune di Milano ha creato questa giornata del lavoro agile, ormai il terzo anno. Noi in contemporanea, parallelamente, lavoriamo sullo smart working, un laboratorio che fa parte del progetto Welfare Work Life Balance, con cui condividiamo con molte aziende pratiche, policy, idee, progetti e futuro del lavoro agile e dello smart working. Il welfare in generale sta producendo una serie di attività che ci stanno dando molto soddisfazione in valore D, perché oltre alle policy perfette stiamo lavorando molto sui temi della human cooperation, della work life integration, della dual agenda, vita privata e vita aziendale, quindi sempre più l'attenzione va verso confini che vogliamo valicare, perché con lo smart working o col lavoro agile non abbiamo terminato il lavoro di rendere un'azienda sempre più a misura di donna e di uomo, quindi vogliamo sempre più impegnarci in queste nuove frontiere. Abbiamo questa mattina incontrato alcune aziende che si stanno cimentando o da tempo sviluppano smart working. Ne abbiamo parlato in particolare con Maria Cristina Vaccarisi di A2A, Elena Avogadro di UbiBanca e Paolo Galletti di Accenture. Poi è intervenuta anche Anna Nozza di Vodafone. Le aziende ci hanno spiegato attraverso quattro aree come hanno affrontato una checklist di tutte le cose da non dimenticare per implementare smart working. A2A sta partendo con il proprio progetto di lavoro agile, UbiBanca è partita, ha fatto una sperimentazione e quindi intende implementare, migliorare ed estendere il progetto. Accenture invece è il nostro punto di riferimento per la storia pluriennale che ha in ambito smart working. Vodafone invece ha focalizzato gli aspetti organizzativi, e quello che abbiamo concluso è stato che l'aspetto culturale resta una leva strategica, perché i manager devono essere portati a bordo, devono fidarsi e trasmettere fiducia ai loro collaboratori. L'aspetto economico e il monitoraggio dell'iniziativa è fondamentale, perché deve essere conveniente per tutti, generare risparmi sia per l'azienda che per i lavoratori. Quello normativo è essenziale, e infine l'organizzazione del lavoro, le tecnologie e gli ambienti devono essere adeguati a quelle che sono le aspettative e gli obiettivi aziendali. È stata una giornata molto interessante, soprattutto di confronto con dei colleghi che affrontano una problematica che non è così comune. Il fatto di potersi confrontare con persone che stanno vivendo progetti simili in ambito smart working aiuta anche ad avere degli spunti. Nello specifico io ero nel gruppo comportamentale, quindi sicuramente porterò a casa degli spunti anche proprio pratici per implementare meglio il progetto di smart working all'interno della mia società. La giornata di lavoro è andata molto molto bene, non pensavo fosse così interessante partecipare a questo evento, o perlomeno non mi aspettavo che fosse proprio così ben organizzato e così carico di buone idee e suggerimenti. Abbiamo messo sul tavolo quelli che sono gli studi che noi stiamo facendo per portare a termine questo diciamo, progetto interno all'azienda, ma comune a tante aziende in questo momento. Abbiamo condiviso tante prassi che, non essendo diciamo, nel momento in cui non c'è un disegno di legge molto molto chiaro, guidano un po' la strada e quindi anticipano quello che poi sarà la normativa che verrà raccolta, e quindi ci aiutano a capire in quale direzione muoverci, a non perdere tempo e quindi a portare a casa il risultato in maniera più efficace.